Il Ponte Romano in cerca di conferme dopo il successo col Casal Bordino. Lo Spoltore deve invece riscattare un KO interno con la Torrese, che ha un po' smorzato gli entusiasmi per il brillante cammino fin qui percorso dai ragazzi di Del Gallo. Si gioca agli ordini dell'arbitro Nazzicone di Avezzano, che nel corso della gara riuscirà a scontentare entrambe le compagini. Dopo un avvio di match avaro di emozioni, al 13° i padroni di casa chiedono un calcio di rigore per un presunto atterramento successivo alla battuta di un calcio d'angolo. 3 minuti più tardi gli ospiti conquistano il loro primo tiro dalla bandierina e passano in vantaggio, sfiorando la rete inizialmente complanamente e realizzando poi, complice una deviazione, con Selva Allegra al secondo centro stagionale. L'11 locale prova a reagire e al 23° Di Stefano approfitta di un retropassaggio errato di Zazas, anticipando l'uscita di Palena che va a scontrarsi con il numero 9 di casa. Il direttore di gara però, anche in questo caso, non ritiene opportuno assegnare il penalty, ravvisando una precedente irregolarità. Alla mezz'ora calcio di punizione di Belli e palla che finisce sopra la traversa. Ancora protagonista, un minuto dopo, il 22 ospite che si trova tra i piedi una palla in area di rigore, ma sulla sua battuta si immola Ragozzo che ribatte la conclusione. Al 35° arriva il tanto invocato calcio di rigore per il Ponte Vomano, concesso per un atterramento ai danni di Polisena, che poi si presenta dal dischetto spiazzando con freddezza Palena. Con le immagini di Maria Carandante passiamo alla cronaca del secondo tempo. All'8° insidioso calcio di punizione di Sparvoli, che potrebbe beffare Farnese se non ci fosse Monaco a spazzare in corner. Dalla bandierina va Belli, che con autentica magia realizza concludendo direttamente in porta, ma Nazzicone annulla fra lo stupore degli ospiti. Al 16° sono invece i padroni di casa a vedersi negare dalla terna arbitrale una rete, ma in questo caso l'assistente aveva alzato la bandierina ben prima del gran tiro di Valentino Cernaz. Al 28° il direttore di gara assegna un calcio di punizione a 2 in area, ritenendo volontario un retropassaggio raccolto con le mani da Palena. Dopo un paio di minuti di proteste, sul pallone va Valentino Cernaz, la cui conclusione viene deviata in corner probabilmente con una mano. Poco male per il Ponte Vomano, che subito dopo trova la rete del sorpasso con Leonzi. Al 36° i ragazzi di Piccioni sembrano chiudere la pratica con il 3-1 realizzato in contropiede da Monaco, che sfrutta a dovere l'assist di Polisena. Non è finita. Passano 2 minuti e Belli segna in tapin il 3-2. 60 secondi più tardi, calcio di punizione per lo Spoltore, con Bomber Sparvoli che non sbaglia, siglando il 3-3. Neanche il tempo di festeggiare il ritrovato pari e Polisena si trova più volte ad un passo del 4-3, che viene poi trovato da Faenza. Succede di tutto anche nei minuti di recupero. Al 50° su una palla buttata in aria, appare evidente il tocco di un pugno malandrino a deviare la sfera. Ma l'arbitro non ritiene opportuno intervenire fra le proteste di un dirigente ospite espulso da Nazzicone. Finisce 4-3 a Ruggeri di Villa Vomano, un match in cui, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, è accaduto veramente di tutto.